Ciao! Allora, come state, ragazze e ragazzi? Buon nuovo anno, ovviamente, perché veramente io spero, mi auguro con tutta me stessa che quest'anno sia tranquillo, sereno. Non credo che sarà molto tranquillo perché già si preannunciano un po' di novità abbastanza consistenti nella mia vita, ma spero che sarà comunque sereno, almeno quello, veramente. Quest'anno voglio serenità con la S maiuscola, quindi lo auguro a me e lo auguro a tutti voi. Ditemi voi cosa vorreste per quest'anno, quali sono le cose che vorreste quest'anno, ma non solo che vorreste fare, proprio che vorreste ottenere quest'anno. Fatemi sapere. Io vi parlerò sicuramente prossimamente delle novità della mia vita, a parte che le vedrete. Ma bando alle ciance, allora sono stata finalmente al DM, il supermercato appunto in stile acqua e sapone, Lilla Poix, insomma quel genere lì, ma tedesco, che hanno aperto appunto al centro commerciale la zona della vecchia fiera di Milano, che adesso è tutta figa, tutta ristrutturata, tutta un po' fighetta, con i palazzi tutti nuovi. È molto carina, tra l'altro l'hanno fatta veramente molto carina quella zona. Ho preso un po' di cose, cioè ho preso veramente tante cose, a dire la verità, e ho speso in tutto sui 30 euro, quindi veramente super conveniente. Allora, ci sono, ovviamente avrete visto moltissimi video, diverse marche. Le più interessanti, anzi, la più interessante secondo me è sicuramente la Alverde. E subito dopo arriva la Balea, però la Balea ho visto che comunque ha dei prodotti, cioè la maggior parte dei prodotti Balea non sono proprio il massimo come inci, invece l'Alverde un'altra cosa. Ci sono poi ovviamente anche tutti i prodotti della Lavera, però ormai la Lavera ce l'ho un po' fin sopra i capelli. Quindi vediamo un po' cosa ho comprato. Allora, ho preso dell'Alverde, ho preso diverse cose. Ho preso allora questo peeling per pelle normale e mista. È alla frutta. Infatti ha fatto questa piccola linea ai frutti. E è un peeling schiumoso, quindi anche detergente. Non vi dico i prezzi, ragazze, perché sono tutti bassi, cioè io credo che il prodotto che costa di più sarà costato 4 euro a esagerare, quindi sono tutti prezzi molto economici. Poi, sempre dell'Alverde, ho preso questa schiuma detergente 3 in 1, qua dice che funge da detergente e tonificante per la pelle. Non so quale sia la terza cosa, non c'è data sapere, non so il tedesco. Comunque, proveremo. A me piacciono molto, mi stanno piacendo molto le schiume detergenti. Poi, sempre dell'Alverde, ho voluto prendere questo sapone liquido alla lavanda e alla malva. Ha dentro dei tensioattivi delicati. Per me è molto importante che un sapone mani abbia i tensioattivi delicati. Ha un buon profumo, si sente però devo dire anche un po' l'alcol, come in tutti i prodotti tedeschi, ahimè. Poi, sempre dell'Alverde, ci sono molte mini taglie. Ho voluto provare questa crema giorno alla rosa selvatica. Questa è appunto la mini taglia, credo di averla pagata 1 o 2 euro, non di più, da 10 ml, e molto comoda perché almeno avete l'occasione di provarla eventualmente prima di prendere la full size. Poi, sempre dell'Alverde, ho voluto provare questo rossetto matte. Vi faccio leggere il nome perché non so se sia inglese o tedesco e come si pronunci, insomma. È praticamente un matitone, vedete? È un matitone, io vi faccio anche uno swatchino. È proprio un rosso. È proprio un rosso matte. Non so con questa luce cosa vediate, però è proprio.
è proprio rosso, è molto morbido. A vederlo in negozio mi pareva più rosso freddo, invece vedo che vira un po' sul mattone. Questa cosa non mi fa impazzire. Vedremo. Poi, sempre al verde, sempre linea make-up, ho preso questo Mineral Face Primer. È infatti un primer in polvere, vedete che ci sono i forellini, io non l'ho ancora aperto. Un primer in polvere si gira questo pezzettino sotto e credo che esca il prodotto. Lo proverò e vi farò sicuramente sapere, anche questo l'ho pagato abbastanza poco. Sono veramente molto molto curiosa. C'era, se non sbaglio, solo di questo colore, non c'erano, infatti credo che sia un color neutro, poi devo capire bene come funziona. Poi, della al verde credo basta. Ah no, ultima cosa, ho preso questa cipria compatta opaca, infatti vedete, e questa me la voglio portare in borsetta. Infatti vedete, è proprio opaca e appunto me la porterò in borsetta. Questa è da 10 grammi, non c'è l'inci, cioè questa cosa mi lascia un po' perplessa. Boh, non lo so, infatti volevo vedere se c'era dentro il talco, ma non lo so. Comunque vabbè, sulla cipria da borsetta non è che ho molte pretese. Poi della Balea ho preso questo detergente peeling e maschera 3 in 1 al carbone attivo. Ve lo sto leggendo ovviamente sull'etichetta in italiano che è riportata dietro con le istruzioni. Quindi molto interessante, un prodotto unico, diciamo, per queste tre cose. Quindi deterge, fa un effetto esfoliante e si può usare anche come maschera. Ha un inci. Di tutto rispetto, mi sembra molto molto buono. C'è dentro anche dell'argilla, insomma, vedremo ovviamente da utilizzare, soprattutto per le pelli impure. Poi ho preso, vabbè, della linea DM, ho preso le salviettine alla camomilla. Io sono una consumatrice accanitissima di salviettine. Poi ho voluto prendere questi cerottini perché, a differenza della maggior parte dei cerottini che vendono in commercio, non sono solo per il naso, ma sono anche per la fronte e per il mento. Quindi sono proprio curiosa, insomma, di provarli anche in queste altre zone, perché io, a dir la verità, ho più punti neri sul mento che sul naso. Sono appunto della Balea. Va in umidità la pelle, va applicato e lasciato agire per 10-15 minuti. Va usato a distanza di non meno di 3 giorni. Vabbè, se si vuole ripetere il trattamento. Comunque, proveremo. Poi, sempre della Balea, ho preso questi sali da bagno al profumo di cocco e giglio. Poi, ho preso anche questi altri al profumo di melagrano e arancia. E poi, sempre della Balea, sempre della linea al carbone, ho preso questa maschera peel off, sono due bustine monodose, vedete? E quindi sono curiosa di provarla, la userò magari quando avrò la pelle un po' impura. E poi ho voluto prendere questa maschera piedi con olio di babassu e macadamia. È appunto una maschera idratante per i piedi da indossare e magari metterci un calzino. Qua infatti dice di applicare sui piedi puliti con movimenti circolari e lasciare agire per 10-15 minuti, eliminare i residui con un panno, e basta. Quindi sono bustine, in teoria monodose, da 15 ml l'una. E vedremo, insomma, per l'estate soprattutto penso che mi sarà molto utile. Basta, questi sono i miei acquisti da DM. Ditemi se avete provato qualcosa dei prodotti che ho preso.
Alcuni di voi avevano già visto un assaggio di questi miei acquisti perché avevo messo una foto su Instagram. Vi esorto infatti ancora ad aggiungermi su Instagram perché sono molto più attiva rispetto che su qualsiasi altro canale social. E niente, io come al solito vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia e vi mando un mega bacio. Ciao!